Siamo con Guido Viale, uno dei promotori garanti della lista L'Alta Europa con Tsipras. Cosa vuol dire per la sinistra non essere contro l'Europa, ma chiedere un'altra Europa? Vuole essere radicalmente alternativi a quelle che sono le due principali proposte che oggi vengono avanzate dalle forze in campo. Da un lato quella di uscire dall'euro, che poi vuol dire sostanzialmente allontanarsi dall'Europa e pensare che un mondo globalizzato, un paese piccolo e malmesso come l'Italia, ce la possa fare da solo, da un lato, e dall'altro invece riconfermare il modo in cui l'Europa è stata governata nel corso degli ultimi anni e il modo in cui viene mandata in rovina. Se qui all'Aquila noi possiamo vedere e toccare con mano l'incapacità dei nostri governanti di affrontare un problema di ricostruzione, nonostante tutte le opportunità che ci sono state, e di prevenzione prima che succedesse il disastro nella gestione del territorio, a livello europeo soprattutto occorre andare a guardare la Grecia, dove gli edifici sono ancora in piedi ma la comunità e la popolazione è ridotta allo stremo, peggio ancora di quanto è stata ridotta la popolazione dell'Aquila, per capire dove ci porta l'attuale politica europea se non riusciamo a imporre una svolta. L'altra Europa per Tsipras, no, vuole affrontare i principali problemi che tutti i popoli, in particolare le nazioni più colpite dalle attuali politiche, si trovano di fronte, che sono quella della riduzione drastica della mutualizzazione del debito, quella dell'abolizione dei trattati che impongono una politica di austerity e soprattutto quella di una riconversione produttiva che crei occupazione e che devasti meno l'ambiente. Due obiettivi che si attagliano perfettamente a quelli che sono i problemi che la popolazione dell'Aquila si trova di fronte. Tornando alle elezioni europee, a volte sui territori, insomma, la cittadinanza ha la percezione che siano qualcosa di lontano, che non influiscano poi così tanto. È così o bisogna spiegare meglio? No, assolutamente. Tutte le politiche europee di austerity e di riduzione drastica della spesa pubblica hanno delle ripercussioni immediate a livello locale. In Italia questo si chiama patto di stabilità interno ed è un procedimento che svuota progressivamente i comuni della loro autonomia finanziaria e anche della possibilità di finanziare i servizi pubblici locali per costringere i sindaci a venderli, a privatizzarli e consegnare quella che sono gli strumenti della nostra vita quotidiana, la raccolta dei rifiuti, l'acqua, la mobilità, il trasporto pubblico, la gestione del territorio, consegnarlo alla grande finanza che è quella che controlla i debiti pubblici di tutti i paesi europei. Lei anche ultimamente ha ribadito, insomma, la sua opinione sul governo Renzi e di come appunto in un certo senso, al di là delle parole, poi si contribuisca anche ad oscurare la campagna elettorale di un piccolo partito come l'Alta Europa. Sì, noi non siamo un piccolo partito, siamo una lista con le grandissime prospettive che naturalmente siamo partiti da pochi mesi e siamo necessariamente piccoli. Però il modo in cui la stampa e i media, soprattutto cioè la televisione di Stato e la televisione di Berlusconi, trattano la nostra lista è veramente vergognosa, perché lo stesso osservatorio di Pavia sulle televisioni ha notato che lo spazio a noi dedicato è pari allo 0,08% del tempo dedicato a Renzi e alle sue imprese. Ora siamo in tempo di campagna elettorale e dovrebbe esistere una cosa che si chiama par condicio. Nei nostri confronti viene violata nella maniera più assoluta. Come giudica il comportamento, il significato dei media oggi, appunto proprio in rapporto a questo grande comunicatore che è Renzi e il suo governo? Io non trovo Renzi un grandissimo comunicatore, trovo invece la maggior parte dei giornalisti che lavorano nelle televisioni pubbliche e private dei grandi esempi di servilismo e di accondiscendenza nei confronti di chi di volta in volta detiene il potere. Oggi è Renzi, ieri era Letta, un anno e mezzo fa era Monti e naturalmente siamo di fronte a un crescendo. Più si va avanti e più il servilismo aumenta e l'incapacità di fare un servizio veramente pubblico diventa più evidente. Anna Lucia Bonanni, candidata per l'Alta Europa con Tsipras per il Collegio Sud. Oggi appunto l'incontro Abruzzo dei Beni Comuni, come si coniugano Abruzzo dei Beni Comuni con l'altra Europa?
Allora, noi veniamo da un territorio che ha espresso delle vertenze, delle battaglie, delle proposte che credo abbiano rilevanza non solo qui sul nostro territorio, ma rilevanza nazionale, che meritano di essere portate all'attenzione dell'Europa. Innanzitutto parliamo del sostegno economico ai territori colpiti da calamità naturali. Nel programma della lista L'altra Europa con Tsipras si prevede assolutamente il superamento del patto di stabilità del bilancio, cioè quel vincolo che non consente alle nazioni, ai paesi di poter investire sulla ripresa economica. Bisogna investire dopo un terremoto, ma bisogna investire dopo quell'altro terremoto che è per esempio la crisi economica da cui tutta l'Europa è colpita. E poi abbiamo affrontato il tema della ricostruzione sostenibile qui all'Aquila, cioè pensavamo e pensiamo ancora che la ricostruzione debba essere una grande occasione per il rilancio anche economico del territorio, quindi andare oltre la semplice ricostruzione degli edifici per diventare occasione di nuovo sviluppo attraverso le nuove tecnologie, attraverso la nuova produzione di energia da fonti rinnovabili, la produzione di energia diffusa, attraverso le nuove tecnologie per esempio nel caso nostro della sicurezza antisismica, o nel caso del riciclo delle macerie. Nel programma della lista Tsipras un punto saliente e qualificante è la riconversione industriale, la riconversione ecologica della produzione industriale. È l'unica strada che abbiamo per uscire dai problemi ambientali che abbiamo e dalla crisi che abbiamo, un nuovo modello di sviluppo. E infine, per quanto ci riguarda, da questo territorio è partito il grande tema della messa in sicurezza del territorio nazionale. Noi abbiamo vissuto una tragedia frutto anche e soprattutto della mancata prevenzione. E dunque questo paese, invece di spendere soldi per intervenire dopo che le tragedie si verificano puntualmente, dovrebbe fare un grande piano di investimenti per mettere in sicurezza il territorio. Questo significherebbe non solo dare sicurezza alle persone, non solo rendere più vivibili i territori, ma creare anche posti di lavoro, creare nuova occupazione nella direzione della sostenibilità. Per tutti questi motivi noi ci ritroviamo naturalmente nel percorso dell'altra Europa, perché ne condividiamo queste linee di fondo generali e pensiamo, io in particolare sono l'unica candidata aquilana in assoluto, per cui sento la responsabilità, la volontà, il desiderio di portare a livello nazionale ed europeo i grandi temi, le grandi questioni per cui ci siamo battuti in questa città e che vanno ben al di là del nostro territorio. Allora, siamo con Enzo Di Salvatore, anche lui candidato per il collegio sud per la lista L'altra Europa con Tsipras. A volte sui territori si fa ancora un po' fatica a capire, diciamo, l'importanza di queste elezioni europee. Cosa vogliamo dire, insomma, ai cittadini che si apprestano al voto a maggio? Beh, che l'altra Europa, questo nome deriva dal fatto che l'alternativa è posta sul tappeto attualmente è tra questa Europa, che sembra però non piacere più a nessuno, e nessuna Europa, come per esempio sostiene Marine Le Pen, cioè la leader dell'estrema destra in Francia. Ora, questa Europa non piace più a nessuno e siamo d'accordo, addirittura non sembra non piacere più neppure a coloro che in realtà hanno contribuito a costruirla. Penso appunto a Martin Schulz, che è il designato alla presidenza della Commissione Europea per quanto riguarda gli italiani il PD, perché poi in buona sostanza è questo, ma riguarda anche l'SPD tedesco. E però vorrei ricordare che Martin Schulz è al Parlamento Europeo dal 1994, presidente del Parlamento Europeo, e in Germania è parte della grossa coalizione con Angela Merkel, la quale è la principale responsabile però di tutto questo disastro che oggi coinvolge, investe l'Unione Europea. Detto questo, l'alternativa che viene posta non è però sostenibile, perché uscire da questa Europa è impensabile. Perché è impensabile? Perché se si tornasse agli stati nazionali perfettamente chiusi nei loro splendori, come dire appunto chiusi, non aperti al processo di integrazione, sicuramente alcuni stati, e penso all'Italia, sarebbero schiacciati dal peso egemonico degli Stati Uniti e in un contesto ormai completamente mutato, qual è quello appunto globalizzato, sicuramente sul mercato dalla Cina. Quindi secondo me, secondo gli altri candidati della lista, l'altra Europa è una possibile via d'uscita, cioè non questa Unione Europea, ma un'altra Europa che sia un'Europa innanzitutto politica, che ponga al centro la tutela dei diritti, il lavoro, che ponga al centro il rispetto dell'ambiente e soprattutto che conferisca all'Unione una veste politica.